Ciao a tutti, bentornati su Fanatico Reloaded in collaborazione con Teletaccuino, con Robby di Teletaccuino, che ringrazio per la sua collaborazione. 95 anni di storia la rendono il più grande, uno dei più grandi personaggi storici del nostro tempo, la cui vita è iniziata nel 1926, esattamente il 21 aprile alle 2:40, in una Londra capitale dell'impero britannico, la più grande d'Europa. Il suo nome è Elisabetta Alessandra Mary Windsor, che tutti conosciamo ovviamente come la regina Elisabetta II. È strano parlare di lei, una donna di 95 anni, ancora in grado di portare la corona dopo 70 anni, dopo quasi 70 anni di regno. Oggi parleremo, è un prologo più che un vero e proprio primo episodio, è un prologo in questa miniserie, non so quanti episodi saranno, in cui ci occuperemo appunto di questo grande personaggio, la regina Elisabetta. Grazie e vi lascio al video. Quanto vi incuriosisce il gossip britannico? Il caso Harry e Meghan ha riempito e sta riempendo ancora le pagine di tutti i giornali del mondo, e chi ne soffre di più è una sola persona, che è da poco rimasta anche vedova, la regina Elisabetta II. La regina ha 95 anni, ha da poco perso il marito e sta affrontando l'ennesima sfida della sua vita. E a differenza di altri re del mondo, riesce ancora a tenere unito il suo popolo. Un popolo su cui regna dal 1952, ossia da quasi 70 anni, dalla morte del re Giorgio VI. E di cose ne ha viste passare, dalla Seconda Guerra Mondiale al Covid, passando per la dissoluzione del grande impero britannico, l'avvento di Internet e la Brexit. Questo è soltanto un prologo, ma io e Rob stiamo decidendo, ispirandoci alla sua passione per la storia e alla mia curiosità, di creare una piccola serie di video riguardanti questa grande donna, che possiamo definire al 100% un grande personaggio storico. Netflix, Focus Storia, la stessa BBC ci stanno aiutando nell'ispirarci, nel raccogliere informazioni. Ma voi, che ne pensate? Se siete d'accordo, mettete un like e scrivete qualcosa nei commenti. Ah, dimenticavamo, diteci anche chi, secondo voi, sarà re tra Carlo, che attende da ben 69 anni di indossare la corona, o William. A presto con il primo episodio. Ciao!